Generale, benvenuto. Buongiorno. È un piacere vederla. Piacere mio, è un onore essere qua. Ti accomodi. Grazie. Ha ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente, grazie di cuore per questo momento che ha concesso all'Arma dei Carabinieri di poterla incontrare. Ha qui con lei 30 militari che rappresentano i 108.000 carabinieri che ogni giorno, oggi incluso, lavorano nell'interesse degli italiani. È un grande onore essere in questo palazzo che rappresenta la casa degli italiani, quindi mi consenta, noi carabinieri ci sentiamo a casa nostra quando veniamo in questo palazzo e soprattutto in questo momento che incontriamo il nostro capo dello Stato. Oggi, o meglio domani, l'Arma dei Carabinieri commemora i 200 anni dalla propria fondazione. Una fondazione che è stata caratterizzata da una vicinanza dell'istituzione con i cittadini, con gli italiani, fin dal 1814. Mi piace ricordare un passaggio delle regge patenti che è l'atto costitutivo dell'Arma dei Carabinieri, dove normativamente si cita che l'Arma dei Carabinieri ha il compito di contribuire alla maggior felicità dello Stato, ovviamente un linguaggio ottocentesco, ma se questa affermazione la mettiamo in contesto ad altri compiti che sono attribuiti all'Arma, si capisce che l'Arma ha questa funzione di lotta alla criminalità, di sicurezza pubblica, ma anche una funzione di rassicurazione sociale, che è esattamente quel quid in più che l'istituzione rappresenta rispetto ad altre consorelle di altri paesi, di altre forze di polizia di paesi avanzati. E questo valore di rassicurazione sociale dal 1814 lo vorrei attualizzare in quest'ultimo anno, nel periodo pandemico, dove l'Arma ha continuato a star vicino agli italiani, oltre con funzioni propriamente di polizia, controllo delle misure Covid, comunque una lotta alla criminalità, perché comunque è una devianza sociale quella della criminalità che anche con manifestazioni diverse è rimasta anche in questo periodo, ma lo ha fatto anche stando vicino agli italiani, prendendosi cura degli italiani e non tanto come ordine partito dal Comando Generale, o meglio, l'aspetto organizzativo è partito dal Comando Generale, ma c'è stata una condivisione di tutti i carabinieri per dare questo senso di vicinanza a ogni cittadino, soprattutto i cittadini che erano maggiormente in difficoltà. Mi piace ricordare che in questo periodo non abbiamo chiuso una stazione, per profonda convinzione del personale, ci siamo fatti carico, o meglio, i carabinieri si sono fatti carico di portare a volte pacchi alimentari, andare a prendere riscuotere la pensione per le persone che erano sole, con i figli lontani che non potevano essere raggiunte a causa del lockdown. Ci siamo fatti carico di portare i tablet ai ragazzi, i tablet messi a disposizione delle scuole per iniziare una prima attività di didattica a distanza. Ovviamente questo, dicevo, è stato fatto con profonda convinzione, una convinzione che è nel DNA dei carabinieri, che sentiamo come il nostro motivo di vita, come la nostra linfa vitale del servizio quotidiano. Questo ha comportato anche un sacrificio e vorrei ricordare i 30 carabinieri che sono deceduti per Covid o con Covid e oltre 12.000 carabinieri contagiati. Ora è chiaro che i contatti umani sono stati tanti e qualcuno ovviamente ne ha riportato anche le conseguenze su un piano fisico. E qui in questa sala sono venuti i comandanti di alcune stazioni che sono state simbolo, la stazione di Codogno, la stazione competente su Vo Euganeo e la stazione competente in Val Seriana, che sono state, dicevo, il simbolo di
di questa prima reazione delle istituzioni, di questo primo servizio rispetto agli italiani. Sono carabinieri che rappresentano, dicevo, i 108.000 uomini nella doppia componente operativa e nella componente umana, ed è questo aspetto che oggi vorrei sottolineare: l'umanità dell'arma dei carabinieri. Colgo l'occasione anche per ringraziarla come comandante generale per aver concesso la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera dell'arma, che domani sarà affissa all'interno del nostro simbolo, della nostra bandiera. Una medaglia che ha per la motivazione la tutela della sicurezza del mondo del lavoro, che è un tema di un'attualità estrema e di un'attualità importante, che riguarderà anche il prossimo lavoro che l'arma farà, dei carabinieri farà a favore della nostra società. E davanti a questi carabinieri le posso, signor Presidente, confermare che noi siamo pronti a ripartire con un nuovo slancio vicino agli italiani, cercando di contribuire anche a quell'ottimismo che è necessario perché le attività sociali riprendano e perché l'economia possa ripartire come tutti quanti noi auspichiamo, ricordandoci quel principio di felicità dello Stato che è nella nostra missione sin dall'origine, dal 1814. E oltre che ringraziarla, e che concludo, voglio anche affermare solennemente che questo momento per noi è importante. Tutti i carabinieri sanno che questa delegazione è con il Presidente della Repubblica in questo momento, e questo gesto di attenzione contribuirà a dare a noi tutti la linfa vitale per continuare ad agire nell'interesse esclusivo degli italiani, così come recita l'articolo 98 della Costituzione, che ho ricordato quando mi sono insediato, perché deve essere, è il nostro must. I pubblici impiegati, traduco in un linguaggio più semplice, i pubblici dipendenti, sono al servizio esclusivo con questo avverbio, degli italiani. L'arma dei carabinieri crede, i carabinieri credono in questo, e signor Presidente le assicuro che opereranno con questo spirito, con questi valori che le ho poc'anzi descritti. Vorrei cogliere anche la circostanza per lasciarle un pensiero istituzionale che si va a inserire su pensieri istituzionali che le abbiamo lasciato negli anni passati, quindi una specie di continuità. Questo è una statua in bronzo che rappresenta il carabiniere del 1814, quindi è il carabiniere che rappresenta la nascita dell'arma, e quindi la prego di volerlo accettare come gesto di attenzione alla sua persona e al suo alto incarico istituzionale e costituzionale. Grazie a lei, signor Presidente, e chiudo dicendo: viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate e viva l'Italia. La ringrazio, generale, veramente molto bello. Le origini dell'arma. Questo è il primo carabiniere così era vestito, perché poi, facendo anche uno studio uniformologico, l'artista che poi Berti l'ha cesellato in maniera coerente con quello che era l'uniforme ottocentesca. Ma l'autore ha fatto con grande maestria. È molto bello, grazie. Grazie, signor Presidente, grazie di cuore. Grazie. Benvenuti al Quirinale. È un per me è un piacere rinnovare il saluto al Comandante Generale, con il quale poc'anzi ho avuto un lungo colloquio nel corso del quale ho potuto ribadire la riconoscenza e l'apprezzamento per l'opera che l'Arma dei Carabinieri svolge nel nostro Paese. Lo ringrazio molto per questo dono così significativo storicamente, oltre che per la bella fattura dell'opera, ma per il significato che collega alle origini. E questo mi sottolinea l'esigenza e il piacere di formulare gli auguri alle donne e agli uomini dell'arma in occasione di questo 207esimo compleanno, anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 207 anni di storia strettamente collegata a quella del nostro Paese, a quella degli italiani, perché l'Arma dei Carabinieri accompagna la vita quotidiana degli italiani conservando un pieno legame di identità con il territorio e le sue comunità.
e vorrei esprimere l'apprezzamento per coloro che domani, nel corso della solenne cerimonia, ridotta come modalità per le condizioni in cui ci si trova, riceveranno, però nella sua solennità inalterata, riceveranno riconoscimenti meritati. È un complimento a loro, sottolineando che ciascuno di essi raffigura i meriti che tutti i Carabinieri d'Italia hanno diritto ad avere riconosciuti. E sono le benemerenze che contrassegnano l'attività di tutti i Carabinieri del nostro Paese. Sono lieto di accogliere qui questa rappresentanza dell'Arma, delle sue varie articolazioni, territoriale e di settore. E vorrei sottolineare anch'io che nelle difficoltà che l'emergenza della pandemia ha determinato nel nostro Paese, come in ogni altro Paese del mondo, l'Arma ha fornito costantemente il suo contributo prezioso, confermando la sua vocazione di essere vicina alla vita concreta, quotidiana degli italiani. Sono lieto che vi siano i comandanti territoriali di tre aree particolarmente emblematiche perché particolarmente colpite dalle sofferenze della pandemia. In qualcuno di questi comuni sono stato da recente nel corso di questi mesi, e la Val Seriana, Codogno, Veuganeo sono diventati nomi emblematici del dolore e delle sofferenze che la pandemia ha provocato in tutto il nostro Paese. E in questa condizione del tutto imprevista, senza precedenti, senza esperienze a cui rifarsi, si è registrata ancora una volta, come dicevo, lo spirito di vicinanza e di sostegno che rende l'Arma un punto di riferimento delle nostre comunità. Questo l'hanno fatto tutti i Carabinieri, anche quelli in congedo, che voglio ringraziare non soltanto per il sentimento di appartenenza all'Arma che conservano e custodiscono gelosamente, ma anche per l'impegno che esprimono e che dispiegano nei confronti delle comunità del nostro Paese. L'Arma ha corrisposto alle esigenze immediate della popolazione in tante forme concrete, particolarmente nei confronti delle parti più fragili della nostra popolazione. Le competenze del Comando per la tutela della salute sono state particolarmente efficaci e utili in queste condizioni, in questa circostanza, in questo periodo. Tra le tante incombenze svolte, quella di vigilare sulla corretta conservazione e distribuzione dei vaccini, quella di impedire illeciti comportamenti nella distribuzione e nella fornitura del materiale sanitario. Così come l'operato del Comando per la tutela del lavoro ha operato per garantire il rispetto delle misure di precauzione, favorendo la ripresa in sicurezza delle attività lavorative. E io sono lieto, generale, di avere conferito nell'ottobre scorso il riconoscimento della medaglia d'oro al merito civile alla bandiera dell'Arma, alla gloriosa bandiera dell'Arma, per questo particolare merito, quello del dispiegato nel campo del lavoro per garantire la sicurezza e il rispetto delle condizioni di lavoro di coloro che vi sono impegnati. Tutti questi impegni hanno comportato naturalmente dei rischi. Come il Comandante Generale ha ricordato, a causa della pandemia hanno perso la vita 30 carabinieri. E io vorrei esprimere la solidarietà della Repubblica per questo sacrificio nei confronti dell'Arma e dei familiari delle vittime. Vi sono stati, come lei ha ricordato, oltre 11.000 carabinieri contagiati. Dicevo giorni fa ad alcuni bambini di una scuola romana che mentre è stato donato il diario della Polizia di Stato, che mentre eravamo tutti chiusi nelle nostre abitazioni per difenderci dal pericolo del contagio, c'era chi garantiva la nostra sicurezza nelle strade,
negli spazi pubblici, nella vita di relazione, affrontando un pericolo che gli altri cittadini evitavano restando in casa. E questo è un motivo di grande riconoscenza per l'Arma dei Carabinieri e per le altre forze di sicurezza del nostro Paese. Questo, naturalmente, tutto questo impegno non ha in nulla ridotto né attenuato l'impegno ordinario dell'Arma nei vari settori di intervento e di attività. Contro qualunque forma di minaccia criminale, le componenti territoriali e quelle settoriali dell'Arma hanno operato attivamente per difendere la legalità e tutelare i diritti dei cittadini. Il vostro impegno, come è noto, svolge anche all'estero. Vi sono circa 300 i carabinieri impegnati oltre i confini nazionali nella tutela della pace, per conservare la pace in zone in cui la tensione è particolarmente elevata. E questo impegno, che si svolge anche per trasferire e trasmettere capacità operative a forze di sicurezza locali, è particolarmente prezioso e apprezzato nella comunità internazionale. Io ricevo sovente manifestazioni di apprezzamento e riconoscenza da parte di capi di Stato stranieri o di ambasciatori di paesi stranieri per l'opera svolta. Anche di questo voglio ringraziare l'Arma per l'opera svolta con tanto impegno che reca prestigio al nostro Paese. L'Arma, in realtà, insieme alle altre forze di sicurezza, di polizia e in piena collaborazione con esse, è accanto ai cittadini, a sostegno delle istituzioni democratiche. È molto bella, generale Luzzi, l'espressione delle regie patenti, l'ha ricordato, per rendere, promuovere la felicità dello Stato, che in realtà significa la felicità dei cittadini, in termini più attuali, più consapevoli e più maturi. Ma questo assicura la maggior felicità dello Stato, è una bella espressione che dall'inizio accompagna l'Arma dei Carabinieri. Anche per questo desidero rivolgere con commozione un pensiero a tutti i caduti, a tutti i carabinieri caduti per la fedeltà alla patria, per la fedeltà, per il senso del dovere, e a quelli feriti nel corso degli anni. E loro familiari rinnovo la solidarietà della Repubblica e la riconoscenza della Repubblica. E a tutti voi, e attraverso di voi, attraverso il Comandante Generale, a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, a tutti, marescialli, ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, e ripeto, sia in servizio che in congedo, alle vostre famiglie esprimo gli auguri e ripeto ancora una volta la riconoscenza del popolo italiano. E anch'io tengo a chiudere con la formula di rito particolarmente sentita. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia.